primo appuntamento della rassegna concertistica di Italia Classica qui a Pisignano. Purtroppo abbiamo preso proprio una giornata dove c'era un altro appuntamento, però speriamo in altri eventi anche più numerosi. Anzi, grazie per la vostra presenza. Quindi mi dilungo con le parole, così aspettiamo che insomma, i pisignanesi scendano da su. Allora, Arinta Classica nasce, leggete dal nome, Arinta Classica, perché abito a Rende, l'Accademia Rossini nasce a Rende, poi ha aperto la seconda sede a Cosenza, e abbiamo, su indicazione dei frati, per volere di padre Mario, allora era parroco di Sant'Antonio di frate Perburdaca, abbiamo iniziato appunto il festival di Arinta Classica per valorizzare l'organo di Sant'Antonio. Abbiamo iniziato con alcuni concerti, anche nella incisione di un disco che vedete lì sul tavolino. Da lì ci siamo spostati in altri conventi francescani, quindi abbiamo fatto concerti a Terranova, a Mesoraca, dove abbiamo in estate abbiamo istituito le masterclass internazionali, quindi proprio una sede estiva di corsi di alto perfezionamento dove si sono iscritti studenti provenienti da ogni nazione, dalla Germania, dal Nord Italia, persone addirittura che non erano mai state in Italia, per la prima volta sono venuti appunto a Mesoraca, al Santuario, sono venuti a Rende, lo stesso Arinta Classica, l'organo di Rende, ha apparso su riviste americane, la rivista Organisti Americani, c'è proprio l'organo di Rende. Abbiamo accolto professori del Conservatorio di Vienna, che per la prima volta è venuto a suonare in Italia, a Rende, a Commenda, quindi è entrato nella chiesa di Sant'Antonio e ha detto la più bella chiesa moderna che io abbia mai visto. Quindi è stato anche un successo questo, far vedere le nostre bellezze moderne e storiche. Abbiamo iniziato questa nuova avventura anche qui a Pisignano, quindi inserendola nei circuiti internazionali, che cade proprio con la riapertura del santuario che sarà a luglio, quindi speriamo poi di spostarci nella chiesa. Vi presento subito gli artisti, il flautista si chiama Ubaldo Rosso, maestro Ubaldo Rosso, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio di Genova sotto la guida del maestro Glauco Cambursano, ha ricoperto in seguito il ruolo di primo flauto nell'orchestra dei pomeriggi musicali di Milano e ha collaborato con il Teatro alla Scala di Milano, l'orchestra della RAI di Torino e l'orchestra della RTSI di Lugano. È risultato vincitore di una borsa di studio della British Council, grazie alla quale ha conseguito il diploma di merito alla Guildhall School of Music di Londra, nella classe di Preston. Si è esibito in concerto in Italia e in tutta Europa, oltre che negli Stati Uniti, in Canada, in Guatemala, in Messico, in Venezuela, in Cina e in Malesia. E da oggi lo diciamo anche disegnando, ce lo diciamo al maestro. È stato per oltre 40 anni titolare della cattedra di flauto in vari conservatori di Stato. L'organista è il maestro Walter D'Arcangelo, è nato a Chieri, si è diplomato brillantemente presso il Conservatorio di Pescara in organo e composizione organistica, diplomato in clavicembalo sotto la guida della professoressa Giovanna Franzoni e il maestro Francesco Baroni, diplomato in composizione con il maestro Fabio Cerini. Ha in attivo numerosi progetti in Italia e all'estero, si è esibito in Austria, Germania, Inghilterra, Francia, Ungheria, Belgio, Polonia, Slovenia, sono troppi, l'ultima che è la Russia, riscuotendo successo sia dal pubblico che dalla critica. È stato docente del corso di organo e improvvisazione organistica presso il Conservatorio di Pesaro, è organista della Cattedrale di Chieti, collabora come direttore di coro per l'Associazione San Filippo Neri, ed è direttore artistico del Maggio Organistico Teatino e del Festival Organistico Internazionale di Gamberale e di itinerari organistici a Bruxelles, una segna concertistica che coinvolge tutti gli strumenti storici della provincia di Chieti. Brevemente vi dico cosa suoneranno. Suoneranno dei brani di Johann Sebastian Bach e del figlio di Johann Sebastian Bach. Come ben sapete, Bach aveva
tantissimi figli, quindi suonava e cresceva, quindi tutta la sua vita è stata questa. Suonerà quindi di Johann Sebastian Bach la sonata in sol minore per flauto e basso continuo, il basso continuo sarebbe l'organo. Poi di Christian Bach, quindi del figlio, la suite in sol maggiore, allegro, minuetto, minuetto e brutale. Poi di nuovo del padre, Johann Sebastian Bach, la sonata in do maggiore, concluderanno con Philipp Emanuel Bach, un altro figlio di Johann Sebastian, con l'Hamburger sonata, divisa nei tempi allegretto, rondò e presto. Lascio la parola a Padre Nino, che ringrazio per l'ospitalità e l'accoglienza che ha dato insieme agli altri padri, a Padre Gaetano, a Padre Francesco, ai maestri, e ringrazio il sindaco per l'accoglienza e l'aiuto che dà sempre sia al nostro coro polifonico che alle attività che speriamo vadano avanti anche il prossimo anno. Grazie a tutti. Ringrazio il maestro, perché è a casa sua, è il direttore del nostro coro qui, per la presentazione che ha fatto. Grazie al sindaco per la presenza e per rappresentare la nostra società, a tutti voi. Ma il nostro ringraziamento soprattutto ai due maestri. Con la musica si eleva lo spirito e nel convento di San Pulite ancora di più, perché uniti con San Pulite possiamo sempre lodare il Signore, e si fa anche con la musica. Grazie a tutti. Principalmente un luogo spirituale per la preghiera, per celebrare messe,
noi perché lo confondiamo quasi la conduciamo le cose, non è una cosa scontata. La cosa che più bella è che in questa occasione poi da qui a poco il 22 di luglio riaprirà anche la Chiesa e quindi probabilmente avremo modo di fare questo tipo di manifestazioni anche in Chiesa. Un'ultima cosa, maestro, e questi eventi si legano bene a quelle che anche la storia vi segnalava, una tradizione di musica su tutti i grandi fratelli di Pelle Pons, e da quando abbiamo, diciamo, già dalla metà degli anni 50 iniziato a valorizzare anche tra virgolette questa cultura musicale, soprattutto grazie a loro, per la Valenza che è un mondo a livello internazionale, abbiamo anche una tradizione concertistica, cioè pensiamo che maestri come Paco di Lucia oppure l'altro era il famoso chitarrista che è venuto, Alirio Diaz, sono stati qui a fare concerti e tanti altri che sono ricordati, quindi ecco, questo momento si mescola bene in quella che è la tradizione cristianese. Quindi arte, storia, cultura, perché non anche cultura musicale. E quindi per me è un motivo di orgoglio e di piacere, poi è un'imprenditoria, con un po' di altri che si propongono, che si stanno proponendo, perché so che questo non soltanto va bene lo spirito, ma aiuta la qualità della vita attraverso la musica di cui si interessa. Grazie. Aggiungo un'altra piccola cosa, voglio ringraziare le Maria Cristina di Savoia, le chiamo Maria Cristina, ma sarebbe il Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia, per il patrocinio che ha dato quest'anno alla Ringa Classica, quindi che abbraccerà tutta la rassegna e ci aiuta nell'organizzazione, anche perché la rassegna classica è autofinanziata sia dall'Accademia Rossini, un aiuto dai FAD e dalle persone che ci stanno vicino da queste associazioni. Quindi le ringrazio infinitamente per quello che fanno per il nostro territorio. Se volete anche voi aiutarci in qualche modo, potrete acquistare un segnalibro della Ringa Classica fatto da un artista di Render. Un segnalibro in resina con un contorino e poi c'è il disco che abbiamo registrato, sta arrivando anche il gattino a sentire il concerto, abbiamo registrato a Sant'Antonio, all'organo proprio di Sant'Antonio, quindi sentirete dei brani del coro, brani io che suonerò all'organo e Nicoletta, un altro soprano, che canteranno delle aree, tutto al costo di 10 euro, segnalibro 10 euro e il disco 10 euro. Grazie a tutti e buon ascolto.